Ciao ragazzi, sono Grax, bentornati nel canale. Siamo tornati finalmente su Clash of Clans perché oggi continuiamo la serie degli upgrade scelti da voi e anche la Road to Magma Walls. Siamo tornati nel farming qui su Grax e come potete vedere sopra di me ci sono 8 milioni e mezzo d'oro e 8 milioni e mezzo di elisir, oltre che a 120.000 di elisir nero che non utilizzo. Vale sempre la proposta, lo volete ve lo invio a casa, raga è una cazzata, lo dico così per sdrammatizzare il fatto che non posso utilizzarlo. No, perché ci sono ragazzi che ci credono realmente. Se con il prossimo aggiornamento aggiungeranno il mercato potrei farci anche un'idea e ve lo regalo, dato che non ci faccio niente. Anzi, dovrebbero aggiungere anche i 10 livelli agli eroi, però riguardo al TH11, quindi per ora proprio zero. Non ci sono grandi novità su Grax, non sono andato avanti, ho ancora le solite mura. Siamo rimasti fermi a 8 mura rimanenti di livello 10 da fare a livello 11. Perché non sono andato avanti? Perché non ho farmato per niente, solamente guerre, e non ho avuto nemmeno il tempo di farmare. Oggi continueremo, ma ho anche scelto di fare questa tipologia di video perché in questo video farò due mura di livello 11 e quindi ne mancheranno 6 che farò alla fine in un episodio XXL. Chiuderò tutto questo farming di mura con un episodio XXL. Me l'avete chiesto in tantissimi e lo faremo probabilmente la prossima settimana. Non vedo l'ora di fare le ultime 6 mura a livello 11. Per quanto riguarda invece il sondaggio che avete votato nello scorso video dell'upgrade della gelo a livello massimo, ovvero a livello 5, e ce l'ho ragazzi, ve la faccio vedere ancora qua. Livello 5, livello massimo, vi avevo dato l'opzione di scegliere tra draghi e baby draghi. Pensavo fosse un sondaggio abbastanza equilibrato, invece i draghi con il 92% hanno vinto, i draghi normali. Condivido la scelta che avete fatto, avrei condiviso pure i baby draghi dato che li utilizzo per donarli magari nei castelli, però i draghi di livello 5 potrebbero essere molto molto utili contro i TH11 e direi a questo punto di andare ad investire subito le nostre risorse, dato che sono pieno e se attacco faccio i felle come l'altra volta spreco le risorse inutilmente. Anzi, prima facciamo un muretto, anzi ancora prima andiamo a vedere l'esatto numero di mura, rimuoviamo tutto e siamo precisamente a 267, come ci eravamo lasciati nello scorso episodio. Con le due di oggi 269, il 69 è il numero del canale, insieme al 666, però è meglio il 69 ovviamente, cioè proprio ad occhi chiusi. 8 rimanenti, andiamo a fare un muretto con 4 milioni d'oro qui sulla parte di destra, fatto proprio ora, molto bene. Siamo a 268, direi di investire subito tutto l'elisir nei draghetti di livello 5, sono carinissimi. 14 giorni, quindi 2 settimane al prossimo upgrade. Alla fine del video vi dirò il prossimo sondaggio. Messi sotto, come potete vedere, 13 giorni e 23 ore e 59 minuti e 50 secondi rimanenti. Direi di andare a fare subito il primo attacco. Prendo l'oro perché ne ho un bordello, raga, un casino dentro le miniere. Sono sempre strapieno di oro, dato che non attacco e non ne consumo, utilizzo solamente le elisir per fare le truppe della war. Andiamo a prendere il carretto di risorse. Casse di gemme non ci sono, sono a 7031 gemme e non le utilizzo. Andiamo a vedere l'esercito. Ho barbari, arcieri, goblin, giganti, spaccamuro, 11 sgherri e 3 bocciatori, perché li devo donare ma non ho fatto in tempo. 4 maghetti, un fottio di arcieri e pozioni miste, cioè una gelo che mi è avanzata dalla precedente guerra, una terremoto, una veleno e gli eroi. Andiamo ad attaccare, basta chiacchiere. Dobbiamo fare anche 4 stelle per il bonus stella. Vediamo chi troviamo. Speriamo uno bello carico pieno fette di risorse. Trovato raga 377.350.000. Sta diluviando di fuori, sta grandinando il caos. Spero che non vada via la luce, se no sono nella shit più totale. Io direi di attaccare subito. Partiamo dalla parte qui in basso. Sì, sfondiamo il re barbaro avversario. Tipo, mandiamo gigantozzi. Olè, guardate quanta roba abbiamo stanato. Mandiamo gli arcieri. Ecco, quegli arcieri abbiamo pochi. Spaccamuro purtroppo, però dovremmo comunque cavarcela. Andiamo con i barbari e dobbiamo solamente pulire. Tipo, mandiamo i bocciatori da questa parte. Un po' di sgherri qui per pulire le difese dell'avversario esterne. E andiamo con gli spaccamuro perché dobbiamo assolutamente entrare. No, connessione, non ci provare. Connessione, ok raga, ripreso la connessione. Mi è preso un colpo, vado con il king, vado con la regina, madonna mia sto tremando, no, ti prego non crashare. Andiamo con i goblin, li sto mandando a caso perché voglio sbrigarmi. Andiamo con i barbari e dobbiamo entrare al centro del villaggio. Tipo, come on castello, vai castello. La regina è perfettamente al centro, sta prendendo tutto, stiamo prendendo anche le parti laterali. Abbiamo una marea di arcieri al centro e la regina colpisce l'ultimo deposito. Andiamo sul deposito di elisir nero che non serve
serve, però ci andiamo lo stesso. Tanto la regina è invulnerabile, sfonda tutto. La regina sfonda qualsiasi cosa gli si trovi davanti. Ok, preso il deposito, distruggiamo il mortaio. Vai regina, vai a sinistra. Va sullo stregone e il king va sulle miniere. Molto molto bene. Andiamo con i goblin sulle miniere esterne. C'è un arco X che non so perché stia laggiù, però mandiamo i barbari. Ok, barbari mandati. Oh mio Dio, abilità della regina, l'abbiamo presa al culo proprio. Che culo, l'abbiamo presa però. È quello che conta. Giù l'arco X. E sì, riusciamo a prendere pure quella zona. Anzi, riusciamo a fare il 100%. Un po' fortunato, però ci siamo riusciti. Abilità del re barbaro, riprendiamo almeno un po' di vita. 100%, un 370.000. Ora rifaccio le truppe e raga, vi chiedo di spolliciare. Dobbiamo spolliciare se volete davvero l'episodio XXL. Dobbiamo arrivare a 5.000 like per Clash of Clans. Lo so che è difficile, ma conto su di voi, sul vostro sostegno, siete fondamentali per il canale. Riempiamo nuovamente le caserme. Ho già visto che i giganti ci sono, quindi non li devo rimettere. Mettiamo un po' di goblinozzi tipo sull'ultima caserma. Sì, un po' di goblin. E velocizziamo con gli sgherri. Ne mettiamo una ventina, 10-10. Secondo in attivo 300.000, 240.000. Non è affatto male, raga. Se riesco a uscirne indenne da questo video, riesco a farlo in tempo, sono davvero un genio, perché sta diluviando. Non potete capire il devasto. Baghete grandine che sembrano una martellate. Le serrandine in certe botte sembrano una martellate. Sopra l'ho detto, come uno che va con un martello e batte. Mica piccola, grossa come l'uovo delle galline. Nel frattempo sono partito. Andiamo a distruggere tutta la parte in alto. Abbiamo preso i due estrattori. Ci spostiamo magari sulla parte di destra, sempre con un gigantozzo e qualche arciere, con i goblin magari che sono più efficaci. Sì, mandiamo i goblin direttamente sull'estrattore interno e l'abbiamo preso molto molto bene. Un altro gigante dal basso, altri arcieri molto molto tattici. Mandiamo magari gli sgherri da questa parte e ci siamo presi probabilmente anche la miniera. Sì, no, la miniera ci sono andati i goblin perché era rotto il muro. Anzi no, hanno rotto il muro. Che potenze goblin, raga. Forse ce l'abbiamo fatta, sì. E ci spostiamo sul lato di sinistra perché di qua è un po' più complicato. Tipo due spaccamuro su quell'angolo. Direi di mandarne altri due in alto, però non ci sono riusciti. E mandiamo tantissimi sgherretti. Ok, cominciamo con i barbari. Ci siamo, abbiamo attivato lo scudo per 12 ore. Poi ragazzi, dobbiamo entrare al centro dall'altra parte, dalla parte in basso a destra, perché c'è una miniera molto piena e dobbiamo assolutamente prenderla. Molto bene, andiamo con i goblin sempre sulle due miniere di sinistra. Presa quella in alto, sì, ecco qua i goblin come prosciugano l'oro. Mio Dio, estrattore in basso a sinistra praticamente preso adesso. E ci spostiamo di qua, mandando, ragazzi, guardate cosa abbiamo nel castello. Abbiamo 7 domatori di livello 7. Il problema è che dovevo sfondare prima il muro, perché così sono nella scelta. Andiamo con un bel po' di barbari. Gli arcieri stanno sfondando il muretto. Come on, arcieri, sfondate. Andiamo con i goblin che ci aiuteranno a sfondare il muro più centrale. Perfetto, mandiamo gli sgherri. Non dovrei mandare nemmeno il re barbaro. Forse no, il 50% l'abbiamo fatto. Quindi proprio il re barbaro lo swaghiamo, non lo utilizziamo. Ma voglio prendere assolutamente quei 158. Non posso lasciare quei 158. Vai sgherretti. No, no, non ci credo. 31, mi sento male. Mi sto sentendo male. Sono un perfezionista. Non posso lasciare quei 31. Vai re barbaro. Lo abbiamo utilizzato. Volevo non utilizzarlo, ma lo utilizziamo. Abilità, sfondiamo. 53, ciaone. Ce ne andiamo con un 300.000, 240.000 e 1000 dell'elisir nero. Ottimo attacco. Ottimo secondo in attivo. Ed è arrivato il momento di prendere il bonus stella. È arrivato il momento di andare a fare... Oh mio Dio, ho sfondato il microfono. È arrivato il momento, dopo 3 volte che lo dico, di andare a fare il secondo muretto di livello 11. Lo facciamo proprio ora con 4 milioni d'oro. Abbiamo consumato tutto. Sono 1.500.000 e 1.200.000. Vi faccio vedere che siamo esattamente a 169, come vi dicevo inizialmente all'inizio del video. E il prossimo video farming, quindi probabilmente venerdì, sarà un episodio XXL che registrerò. Farò 6 mura di livello 11 live e concluderemo la serie del Road to Magma Walls. Abbiamo fatto la storia di Clash of Clans su YouTube Italia. Un traguardo fenomenale che darà inizio probabilmente dopo alla serie sul TH9 di Strategico Mela. E lì continueremo a farmare. Lo so che lo state aspettando. Il prossimo sondaggio su cosa sarà, ovviamente quelli che vogliono spoilerarselo possono cliccare già sulla I delle schede. Però che cosa scegliamo? Quale sarà la scelta? Ovvero minatori contro baby draghi. Spero sia una battaglia equilibrata. Date le vostre motivazioni folli o motivazioni serie nei commenti, fanno entrambe ridere. No, quelle serie no, quelle serie sono interessanti. Minatori e baby draghi sono due truppe nuove, quindi se la possono giocare molto bene. Una costa 6 milioni, l'altra 7 milioni.